I lavoratori e le lavoratrici di questo paese chiedono rispetto, chiedono dignità, perché dire che siamo deficienti se si perde la vita nel luogo di lavoro o se avviene un infortunio è un'offesa non solo ai lavoratori e alle lavoratrici, ma un'offesa a tutto il paese e offende anche gli imprenditori onesti. In centinaia si sono radunati davanti alla Franchi Umberto Marmi di Carrara. Cavatori, operai insieme ai sindacati indignati dopo le frasi shock di uno dei più importanti imprenditori del settore dal fatturato da capogiro 76 milioni di euro. In un fuori onda la trasmissione Report, Alberto Franchi ha affermato che negli ultimi 10 anni gli incidenti in cava sono avvenuti a causa della negligenza degli operai. Una frase che ha generato l'indignazione di un comune che se da una parte si batte per porre un limite ad un'escavazione troppo impattante, dall'altra difende i lavoratori. Noi vogliamo rilanciare in questo caso, con questo sciopero, con questa manifestazione, il diritto al lavoro, la dignità del lavoro, la dignità dei lavoratori e più rispetto per gli stessi, maggiore sicurezza sul lavoro. Sono veramente troppi gli infortuni che accadono in Italia, nel paese e anche qui nelle cave. A scendere in campo anche la politica. Un imprenditore, un uomo, ha usato delle parole che meritano solo delle scuse formali. Non si può dire mi avete frainteso. Sono parole forti, sono parole cui bisogna chiedere scusa. Scusa a quelle donne e a quegli uomini che hanno perso la vita sul lavoro. Scusa alle famiglie che hanno visto un ragazzo, una ragazza morire sul lavoro. Parole irricevibili, raccapriccianti, alle quali è giusto reagire con una presa di posizione forte, scendendo in piazza, e l'auspicio è che questo sia solo il primo momento dell'avvio di un percorso condiviso che porti questo settore a un'evoluzione. Io penso che il corretto approccio sia che siamo tutti lavoratori, questo anche gli imprenditori si devono mettere in quell'ottica, siamo tutte persone che hanno dignità grazie al lavoro e il rispetto deve essere dato a tutti e si deve lavorare in ottica di collaborazione e non di contrapposizione, neppure di posizioni, diciamo, da proprietario nei confronti di chi ti dà la ricchezza che hai.